Sì, la sentenza che ho scelto è la 364 del 1988, io la considero molto importante, riguarda l'articolo 5 del codice penale. L'articolo 5 dice che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. È una frase che si ripete normalmente, dice l'ignoranza della legge penale non scusa. E questa sentenza dell'88 ha portato una deroga a questo che sembrava un principio, diciamo, indiscutibile. Cioè ha ritenuto che possa scusare l'ignoranza inevitabile della legge penale. Può essere interessante l'esempio, cioè il caso che ha dato luogo a questa decisione. Il caso era quello di una persona che aveva costruito senza licenza, facendo affidamento su una giurisprudenza del Consiglio di Stato, quindi in buona fede, non conosceva la legge, ma non la conosceva non per sua colpa. E in questo caso, appunto, la Corte Costituzionale, con una sentenza motivatissima, è arrivata alla conclusione che ho detto. La sentenza è molto importante, non tanto e non solo per la conclusione, ma perché ha fatto delle affermazioni fondamentali basate sull'articolo 27 della Costituzione. L'articolo 27 è quello che prevede la responsabilità penale personale. E da lì si è partiti per la costruzione di un reato, cioè nell'ordinamento italiano, che parte dalla persona e dalla colpevolezza della persona. Non si può punire una persona se il fatto non gli può essere rimproverato. E per esempio nel nostro caso il fatto non gli può essere rimproverato se non poteva conoscere la legge.